Buongiorno a tutti, sono Simone Billi, sono un deputato eletto nella circoscrizione estero in Europa, sono di persona nella sala stampa di Montecitorio a Roma, come potete vedere, mentre i tre relatori di oggi sono tutti collegati in streaming. Quindi vi do il benvenuto a questo webinar informativo sulle procure all'estero per gli atti da fare in Italia. In particolare a titolo d'esempio come fare compravendite, successioni, donazioni dall'estero per l'Italia in questo periodo di restrizioni negli spostamenti a causa del Covid, per cui questo tema risulta particolarmente importante. Ringrazio innanzitutto il Centro Studi Machiavelli per l'organizzazione di questo webinar. Ringrazio anche l'avvocato Gaglione, solicitor e membro del Comites di Londra. Avvocato Gaglioni, la ringrazio non solo per aver dato disponibilità ad essere relatore qui oggi, ma la ringrazio anche per aver contribuito alla buona organizzazione di questo webinar. Ringrazio inoltre il Consiglio Nazionale del Notariato, rappresentato oggi da Valentina Rubertelli, che è un notaio in Reggio Emilia e consigliere nazionale del notariato con delega agli affari europei e internazionali. E ringrazio anche Paolo Pasqualis, notaio in Porto Gruaro e già presidente del Consiglio dei Notai Europei. Lascio adesso la parola all'avvocato Gaglione per inquadrare l'argomento dal punto di vista legale. Grazie. Prego, avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti da Londra, che oggi è in tutto il suo splendore qui autunnale. Voglio ringraziare anch'io, in primis l'onorevole Billi, il Centro Studi Machiavelli, ovviamente il Consiglio Nazionale del Notariato, il notaio Paolo Pasqualis, il notaio Valentina Rubertelli, la sala stampa di Montecitorio per l'ospitalità virtuale. E soprattutto per averci dato l'opportunità di parlare, di trattare di una problematica che è stata sempre, io direi, importante per quanto riguarda, dal punto di vista degli italiani all'estero, per gli italiani all'estero. Ma purtroppo, come tutti sappiamo, viste le restrizioni ai viaggi, o addirittura l'impossibilità a viaggiare dovuta alle note ragioni, è diventata veramente di attualità, un argomento di attualità per gli italiani all'estero. A questo punto io userei i 7-8 minuti a mia disposizione per inquadrare un pochino la problematica da un punto di vista sia professionale. Io sono, come ho detto, un solicitor, un avvocato qui a Londra, ma sono anche componente del Comitato Italiani all'estero di Londra e quindi mi occupo molto di comunità italiana, quindi posso vedere la problematica sotto l'aspetto sia professionale che da me stesso, da italiano all'estero. Cominciamo a dare un pochino qualche dato, qualche numero, tanto per vedere qual è la portata della problematica. Dai numeri che ho recuperato, parlo italiani all'estero, più o meno 5 milioni e mezzo. Questo più o meno è il numero. Che su una popolazione di circa 60 milioni, parlo a grandissime lì, fa più o meno il 9,1, comunque il 9%. Quindi un italiano su 10 sostanzialmente è all'estero. E sono solamente ovviamente gli iscritti all'AIRE, all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ma poi magari i numeri sono anche più alti. Per quanto mi riguarda, un altro esempio, altri numeri, la circoscrizione consolare di Londra. La circoscrizione consolare di Londra, che a quanto mi risulta è la più grande circoscrizione consolare nel mondo, italiana ovviamente, conta 410.000 iscritti AIRE. Anche qui parliamo di numeri grandissimi e ovviamente parliamo solo di iscritti AIRE. Non parliamo di quelli che non sono iscritti e non parliamo di cittadini stranieri, magari inglesi nel mio caso, che comunque hanno necessità di fare delle transazioni, di svolgere delle operazioni in Italia. E quindi sostanzialmente potete immaginare con questi numeri, parliamo veramente in termini di milioni, quante transazioni, che necessità c'è, che importa, qual è l'importanza che riveste la possibilità di poter viaggiare, di poter andare in Italia, quando questo si poteva fare, poter viaggiare, andare in Italia e vendere l'immobile, faccio un esempio, chiudere, non lo so, prendere i buoni, riscuotere i buoni postali, perché quello è un altro discorso sempre verde, o comunque svolgere attività direttamente in Italia. Questo era possibile prima,
magari non facile perché dall'Australia è stato sempre complicato viaggiare, però per quanto riguarda almeno noi in Europa, ovviamente anche poi con la facilità di viaggio che c'era, quindi con le compagnie aeree a costo basso, molte volte era più conveniente prendere un aereo e andare in Italia piuttosto che magari andare con la famiglia, poi una città come Londra, faccio una battuta, mangiare una pizza qui a Londra perché era, diciamo, era più economico andare in Italia. Purtroppo questo ovviamente oggi non è possibile, è diventato molto difficile, se non addirittura impossibile da un punto di vista di restrizioni e quindi ha preso vita, o comunque ha ripreso vita, uno strumento che è quello della Procura, che come tutti sappiamo è un documento che sostanzialmente con il quale il Dante Procura dà, conferisce un potere ad un soggetto, ad una persona in Italia, realmente di fiducia, per svolgere determinate operazioni, una o più operazioni, transazioni per proprio conto. Che cosa deve fare? Qual è la problematica che noi ci troviamo ad affrontare all'estero? La prima cosa da fare, a mio avviso, è rivolgersi all'autorità consolare. L'autorità consolare sta qui, è all'estero, è capillare, ha tutti gli strumenti per poterci assistere. E quindi può rilasciare tramite l'ufficio notarile le procure. Non ne trattiamo, non ne parlerei, almeno io non ne parlo in questa piccola introduzione, perché tecnicamente le procure consolari, ancorché fisicamente, proprio il foglio di carta, si trovi all'estero, ma ai nostri fini sono trattate come procure italiane, nazionali, perché sono messe dalla stessa autorità sostanzialmente che la deve recepire. Quindi diciamo che non andrei molto nel dettaglio, anche perché, ripeto, sono procure che possono essere recepite dall'ordinamento italiano senza nessun tipo di formalità, sono in italiano, secondo la legge italiana, non hanno necessità di legalizzazione e quindi diciamo, non ne tratterei in questa sede. Quello che però succede in molti casi è che per una serie di motivi che possono essere i più disparati, per esempio un'urgenza, serve una procura dalla sera alla mattina. Parlo quando dico sera, la mattina non è un modo di dire, ma molte volte il cliente chiama la mattina per mandare fuori la procura con DHL in Italia la sera, quindi c'è questo tipo di urgenza. Oppure, per esempio, e adesso questo è diventato purtroppo molto evidente, le persone anziane o con difficoltà che sono ricoverate hanno bisogno di qualcuno che vada a domicilio sostanzialmente o a casa o all'ospedale a raccogliere appunto le volontà. Ed ad autenticare il documento e quindi sono tutte attività che richiedono la necessità, per un motivo o per un altro, di rivolgersi poi ad un professionista locale, anche qui non tratterò almeno in particolare perché ci andremo a diciamo, andremo fuori strada discutendo di quali sono i professionisti che possono in qualche modo autenticare gli atti, innanzitutto perché parliamo a una platea che ci segue praticamente da tutto il mondo, quindi non solo dal Regno Unito. E poi soprattutto perché è un discorso molto più complesso. Per quanto riguarda noi, visto che abbiamo il piacere e li ringrazio ancora per questo, di avere due notai collegati come relatori, dico che ovviamente in Inghilterra esiste la figura del notary public che può autenticare gli atti e quindi insieme ad altri professionisti, ma ripeto, non ne parliamo di questo. Qual è il problema? E questi notary public che sono qui in Inghilterra, salvo alcuni, questo so che è vero anche per altre giurisdizioni, perché, ripeto, facendo parte della rete dei comitati italiani all'estero, mi trovo a entrare in contatto con molti colleghi in giro per il mondo, salvo alcuni che parlano italiano e conoscono il diritto italiano, magari perché sono anche abilitati come avvocati, non lo so, dico per dire in Italia, hanno ovviamente e legittimamente problemi di lingua e di conoscenza del diritto italiano. Ed ecco che sostanzialmente si arriva al momento in cui, nella pratica, il notaio italiano che deve stipulare l'atto, il più delle volte, invia una bozza di procura al professionista, in questo caso diciamo sempre al notaio inglese, per appunto consigliandogli di utilizzare quella bozza che ovviamente è fatta ai sensi della legge italiana. Ed ecco per chiudere, e poi voglio lasciare la parola a notaio Rubertelli, mi sono subito affrettato, non appena con l'onorevole Billy abbiamo diciamo, pensato a questo webinar, a coinvolgere il notariato. Perché? Perché per tutta una serie di motivazioni professionali che saranno ovviamente spiegate entro qualche secondo dal notaio Rubertelli,
nome del Consiglio Nazionale del Notariato, tra le varie funzioni c'è quella ovviamente del notaio di... qui in Inghilterra viene definito come gatekeeper, cioè il gatekeeper è colui che controlla, colui che filtra, colui che controlla che gli atti stranieri, prima di entrare nell'ordinamento italiano, abbiano almeno i requisiti minimi di validità affinché appunto siano, utilizzo un termine molto commerciale e poco tecnico, utilizzabili in Italia. Ed è per questo che a questo punto sono stato nei miei minuti, non vado oltre, ringrazio ancora tutti e soprattutto lascio la parola al notaio Rubertelli, che in nome del Consiglio Nazionale Notariato farà il suo intervento. Grazie. Oh, prego notaio Rubertelli, grazie avvocato Gaglione. Grazie per avermi passato la parola. Anche io, a nome del Consiglio Nazionale del Notariato, non posso non ringraziare l'onorevole Billi per questo invito e anche l'avvocato Gaglione per averne favorito diciamo il coinvolgimento. Anzi, spero, e l'iniziativa è assolutamente lodevole, spero proprio che si tratti di una prima di una lunga serie. Perché lodevole? Perché fondamentalmente, e arrivo poi al concetto di gatekeeper al quale l'avvocato Gaglione ha fatto riferimento, un altro ruolo che il notariato sente proprio nel proprio DNA è quello di svolgere una funzione pubblica, ma non vorrei che questa fosse vista come una parola vuota di significato, dobbiamo riempirla di un significato che noi cosa che noi facciamo tutti i giorni, prestando, non limitandoci a autenticare delle firme come magari nell'accezione comune si potrebbe pensare, ma prestando vicinanza, assistenza, ascolto, consulenza legale ai cittadini, e lo facciamo, come sapete, in modo terzo, imparziale, e quindi questa opportunità che voi ci avete dato come Consiglio Nazionale del Notariato per svolgere e per dare questa vicinanza, oltre che ai cittadini che sono qui vicino a noi in Italia, anche a quelli che siedono all'estero, in effetti per noi è una grande opportunità. Parlavo di vicinanza, però naturalmente la pandemia ci porta a necessariamente affrontare anche il problema del distanziamento, della lontananza. E io non voglio rifuggire quella che è una domanda che probabilmente sarà nella mente di tutti quanti in questo momento, ma è un momento nel quale l'accelerazione che ha dato la pandemia porta a svolgere tutta una serie di attività che tradizionalmente si facevano in presenza anche a distanza, oramai si lavora a distanza, si va a scuola a distanza, si fanno i convegni come quello che oggi stiamo tenendo a distanza, si fanno gli aperitivi a distanza e chissà che non faremo anche, speriamo di no, il pranzo di Natale a distanza, e quindi probabilmente i nostri diciamo ascoltatori si staranno chiedendo come mai il notariato non possa svolgere la sua funzione a distanza. È una domanda molto difficile diciamo alla quale rispondere, perché come cercherò di spiegarvi in questi pochi minuti, la cosa, cioè l'intervento del notaio come gatekeeper è un intervento molto serio, un intervento che richiede tutta una serie di cautele e che quindi, come tutti i problemi complessi, non possono avere una soluzione semplice. Ciò nonostante, naturalmente il notariato italiano, europeo e mondiale si sta interrogando su quelli che possono essere gli strumenti che possano garantire in prospettiva un intervento della parte a distanza, ma conservando tutte le tutele e le cautele di cui il cittadino per primo ha bisogno. E non possiamo nascondere peraltro che il notariato è già pronto in Italia per recepire una direttiva europea che prevede anche la costituzione dell'SRL a distanza. Quindi dicevamo, soluzione semplice ad un problema complesso, perché l'intervento della parte davanti ad un notaio che debba fare una procura, che debba fare una donazione, è un intervento serio. Se pensate che qualsiasi dichiarazione negoziale davanti ad un notaio assume pubblica fede, diventa un titolo esecutivo, quindi è una cosa che comunque ha delle sue conseguenze molto pesanti e molto importanti.
Perché vi dicevo che la funzione del notaio nasce come funzione da svolgere in prossimità del cliente? Perché il notaio non deve semplicemente, come potrebbe fare una macchina, dire che tu sei tu, la tua iride corrisponde alla tua identità personale e che la firma è autentica. Il notaio svolge, appunto, come ha detto l'avvocato Gaglione, una funzione di gatekeeper, deve svolgere una funzione di ascolto, prima di tutto, delle parti. Quando andate dal notaio vi confessate, il notaio deve contestualizzare quella che è la vostra realtà familiare, la vostra realtà sociale. Quindi non è un caso che si vada dal notaio della propria zona, perché il notaio della zona conosce magari il piano regolatore della tua città, può anche dirti se il costruttore dal quale tu stai per comprare la casa della tua vita, investendo i soldi e i risparmi della tua vita, è una persona che sulla piazza è considerata affidabile. E dopo aver ascoltato, deve poi ovviamente tradurre quelle che sono le tue esigenze in quelli che sono degli strumenti giuridici che sono legali. Quindi ti consiglierà se devi far trasferire una casa da un genitore a un figlio, se fare la vendita, la donazione, il testamento. Quindi in sostanza quello che fa il notaio è un controllo di legalità, che però non è solo formale, è un controllo di legalità sostanziale. Senza poi escludere tutto quello che nel frattempo, nel tempo, comunque il legislatore ci ha affidato come filtro, oltre che di legalità, dicevamo, sostanziale, anche come filtro nella lotta al riciclaggio, filtro all'abusivismo edilizio, filtro all'evasione fiscale. Quindi ecco, in parole molto povere, il motivo per il quale il nostro è un mestiere che nasce e vive e si nutre di prossimità con il cliente e che richiede, diciamo, per definizione un contatto fisico. Tutto questo ovviamente vi starete chiedendo come si concilia con invece la distanza e la difficoltà. Quindi la tecnologia ha fatto dei passi in avanti, quindi oggi magari, a differenza di ieri, un colloquio con un notaio lo si può fare tranquillamente su una piattaforma come quella che stiamo utilizzando in questo momento. Quindi la fase dell'ascolto ben può essere svolta a distanza, ma è evidente nel momento in cui non potete dall'Australia venire a fare un atto davanti al notaio in Italia, dovete, come vi ha detto l'avvocato Gaglione, firmare un atto trasferendo in qualche modo a qualcuno il vostro potere di firma e quindi andando dinanzi ad un'autorità, che sia il console, che sia il notaio del luogo, dove appunto rilasciare la famosa delega, la famosa procura. Vi starete chiedendo perché non fare direttamente l'atto dal notaio del vostro luogo, ma la risposta ve l'ho già data prima. Sostanzialmente il notaio del luogo è quello che io esercito a Reggio Emilia. Già magari il contesto reggiano è diverso da quello che può essere il contesto milanese o il contesto napoletano, quindi figuriamoci se un notaio dell'Australia possa conoscere la legislazione vigente in Italia. A stento e a fatica riusciamo a seguirla noi, visto che in Gazzetta Ufficiale ogni giorno ci sono norme nuove. Quindi sicuramente l'atto va fatto in Italia e la cosa da fare è senz'altro rilasciare procura ad un soggetto di cui vi fidate. La seconda domanda che probabilmente potrei interpretare vi state facendo è un conto è la procura per un singolo atto, quindi ovviamente potete scegliere una persona di vostra fiducia, ma circoscriverne i poteri in modo tale che abbia un minimo di margini di discrezionalità. Un conto è una procura generale per fare tutti gli atti sul vostro patrimonio. Allora in questo caso vi dovete fidare non al 100%, ma al 1000 per 1000 di questa persona. Vi starete chiedendo, ma se io devo comprare, devo trasferire del denaro, devo anche trasferire il denaro sul conto corrente di questa persona perché poi possa staccare materialmente l'assegno davanti al notaio. Tenete presente che da un paio d'anni esiste un conto corrente dedicato che ciascun notaio ha, che è un conto corrente separato dal patrimonio personale del notaio, che non è pignorabile e che è un patrimonio segregato e sul quale appunto potreste eventualmente anche depositare delle somme di denaro con obbligo del notaio, se le cose non vanno a buon fine, di restituirveli. L'avvocato Gaglione vi ha già detto da chi andare, dal console, ma sappiamo che in questo periodo i consolati sono particolarmente, diciamo, affollati, ma ovviamente andare dal notaio o da altro professionista ciò abilitato del luogo. Quindi
quattro domande alle quali vi do delle brevissime risposte e poi passo la parola al notaio Pasqualis. Le quattro domande alle quali posso provare a dare delle risposte sono: deve essere un notaio che abbia il modello del notariato italiano, dovrà legalizzare il suo atto, lo dovrà tradurre, lo dovrà scrivere esattamente come gli dice il notaio italiano. Ora, ve l'ha già anticipato l'avvocato Gaglione, ci sono i public notary, però ci possono essere anche delle figure che non necessariamente sono dei notai modello latino. Ora, l'importante è che siano delle persone che abbiano, diciamo, il potere, secondo la legislazione locale, per svolgere quel tipo di atto e per rilasciare una procura e per svolgere delle funzioni simil notarili, anche se il notariato di quel paese non è un notariato, come si dice, di civil law, cioè di tradizione romanistica, ma di tradizione anglosassone. Poi è evidente, magari vi sembrerà un'esagerazione che noi chiediamo la legalizzazione o la postiglia, ma mettetevi anche nei nostri panni come notai italiani: se noi non conosciamo quella persona, ci deve essere comunque un'autorità terza come l'ambasciata locale che ci dice che quella persona effettivamente, in base all'ordinamento locale, ha i poteri per rilasciare quell'atto. Poi vi chiediamo anche la traduzione, probabilmente sarà visto come un appesantimento, però anche qui mettetevi nei nostri panni, è comprensibile che l'atto deve essere comunque in qualche modo compreso dal notaio italiano che dovrà allegare quella procura al suo atto, dal conservatore che dovrà trascriverlo, dal funzionario del catasto che dovrà volturarlo, dal funzionario dell'agenzia delle entrate che dovrà dovrà tassarlo. Infine, l'atto dovrà essere scritto esattamente in maniera pedissequa uguale secondo quello che prescrive l'ordinamento italiano. Ebbene, su questo punto lascio parlare il notaio Pasqualis, che è sicuramente sarà più puntuale di me, ma chiudo soltanto nella speranza di avervi in qualche modo fatto passare un messaggio secondo cui ogni prescrizione che la legge impone ha una sua ratio, ha una sua motivazione, che è rappresentata appunto da tutelare l'interesse della parte e anche, diciamo, tutelare l'interesse di tutto il sistema che gli atti abbiano, diciamo, un carattere di legalità. Quindi non vorrei che interpretaste come le richieste che fa il notariato, come delle richieste antiquate, di una grigia burocrazia, perché se il cittadino vuole essere tutelato dal notaio, ecco che dovete comunque fare in modo che il notaio abbia a disposizione tutti gli strumenti per garantire a voi questa tutela. Vi ringrazio e passo la parola al notaio Pasqualis. Grazie mille Valentina Rubertelli, prego notaio Pasqualis. Grazie onorevole, ecco, grazie per l'invito e anche apprezzo la sensibilità di aver voluto affrontare un argomento che può sembrare così, insomma, di poco conto, da argomenti spiccioli sullo scenario, diciamo, internazionale, ma che invece poi per chi ha questo problema credo può diventare anche una complicazione fastidiosa. Allora, molte cose sono state anche dette, è stato inquadrato l'argomento nei suoi termini generali, nonché anche, insomma, l'intervento del notaio. Allora io cercherò di fare, mancano pochi minuti, credo pochissimi, cercherò di fare così una scaletta riassuntiva, il più possibile breve, spero anche chiara, per segnare i punti così essenziali in questo discorso delle procure. Allora, abbiamo detto procura perché è il documento in fondo più facile da fabbricare anche all'estero, che poi in Italia può servire benissimo perché così l'atto si fa in Italia, qui ci sono i professionisti o il notaio che sapranno effettivamente, avranno in mano tutti gli elementi necessari e la procura quindi sarà più che sufficiente. Il nostro sistema, poi la nostra legge, prevede tra l'altro appunto che la procura, anche fatta alla maniera con cui si fa all'estero, valga anche in Italia, ossia la legge del luogo dove la procura viene fatta viene anche accettata dall'Italia come legge regolatrice della procura stessa, della forma della procura stessa. Per gli atti notarili però ci vuole un elemento in più, e cioè anche la procura che viene dall'estero, se è destinata a un atto notarile in Italia, deve essere notarile, diciamo per il momento tra virgolette, anch'essa. Diceva già Valentina Rubertelli che
però vi sono anche paesi dove il notaio notaio come da noi non c'è, e quindi in questi casi sarà sufficiente l'intervento di un funzionario o di un altro pubblico ufficiale o anche di un professionista che in fondo, per quanto attiene la procura, faccia la stessa cosa che farebbe un notaio italiano. E quali sono allora questi elementi essenziali che devono essere contenuti anche nella procura proveniente dall'estero, ripeto, autenticata, certificata da qualcuno che lì sia il funzionario o il professionista competente? La Cassazione, magari con qualche incertezza, ma insomma ne ha messi in evidenza un paio, ossia questa procura, quando viene certificata all'estero, comunque deve contenere da parte dell'autorità che certifica la firma almeno la individuazione, l'indicazione della identità di chi ha firmato e del fatto che la firma sia fatta in presenza. Possono esserci delle varianti, perché vi possono essere sistemi dove si può anche certificare, autenticare, come si dice, a distanza, e quindi se in quel sistema l'autenticazione a distanza vale firma in presenza, sta bene, la accettiamo anche noi perché è fatta conformemente a una legge di un paese straniero. Lo stesso anche il modo di individuare, il modo di identificare le parti, non è strettamente necessario sia fatto come in Italia, cioè dove il notaio deve scriverci sotto: ho identificato le parti, sono certo dell'identità. Non occorre, potrà bastare una menzione analoga, oppure addirittura potrebbe anche bastare così una soluzione più, diciamo, estemporanea, quale quella di unire copia del documento di identità firmato anch'esso dalla parte del notaio, in maniera di attestare che era proprio questa persona che ha firmato. Raccomando questo. Adesso io so che tra i nostri ascoltatori, credo, dovrebbero esserci anche persone italiane all'estero che qualche volta anche assistono il privato cittadino italiano all'estero, quindi in qualche modo gli prestano anche un supporto, una consulenza. Ecco, raccomando quindi soprattutto a loro che magari anche quando si riceve questo documento, questa bozza, come si diceva, dall'Italia, abbiano cura di controllare alcuni elementi. In particolare, molte volte il notaio italiano manda anche queste bozze con degli spazi in bianco, perché non sa, non conosce già tutti i dati. Ecco, non lasciamoli in bianco, cerchiamo anche di completarli con quei dati che siano richiesti. Per esempio, un classico: persona sposata, non sposata, che magari dall'Italia non si sa con sicurezza. Un caso poi particolare, ecco, vedo che il tempo sta quasi per scadere, non vorrei certo io portarmi, però un caso particolarissimo, lo voglio ancora dire, è quello della procura rilasciata all'estero da una società o da un ente. Ecco, il caso è particolare perché? Perché poi il notaio italiano in questi casi si aspetta che chi certifica la procura, quindi il funzionario pubblico, supponiamo il notary public anglosassone e così via, certifichi anche che quella persona ha firmato, sì lui, ma è anche lui il presidente della società, l'amministratore delegato, cosa invece che è vista come un fuori tema, diciamo, per chi certifica la firma all'estero. Ecco, allora in questi casi qui magari il supporto sia dato da una documentazione legale richiesta magari anche a un altro professionista del luogo, il quale attesti che questa persona è effettivamente colui che ha il potere di firmare per la società. Potrà valere un parere legale laddove, come in molti paesi, non ci sia un registro pubblico ufficiale dove risultino le cariche sociali. Questo molto spesso crea dei ritardi o delle incomprensioni o anche, diciamo, qualche volta delle preoccupazioni per il notaio italiano quando la procura arriva dall'estero. Ci sarebbero anche molti altri elementi da dire, qualche caso esemplare, e chissà, qualcuno ha anche qualche domanda da fare. Vedo però che il tempo è già arrivato alla fine, almeno secondo il mio cronometro, qui siamo alle 16:30, e quindi saluto di nuovo e ringrazio. Oh, grazie notaio Pasqualis, ma permettetemi innanzitutto di concludere con una domanda. Quindi la famosa apostilla è necessaria sempre quando si deve rilasciare una procura all'estero, oppure la so, no? La so, prego, Pasquale, prego. No, allora, ecco, altro tema. Esiste una convenzione internazionale
chiamata appunto della Apostille, che prevede che per trasmettere i documenti, questi documenti anche notarili, da un paese all'altro, oltre alla firma del notaio, vada aggiunta anche nello stesso paese dove la procura è stata, parliamo di procura, dove la procura è stata creata, vada aggiunto anche un timbro un po' speciale ed una firma di un'autorità locale, la quale attesti che chi ha firmato era veramente un notaio. Quindi certifica la firma del notaio che ha certificato la firma della parte. Questa è la apostilla. Esiste questa convenzione fra numerosissimi paesi, la lista la si può vedere nel sito internet www.hcch.net. Invece, laddove si tratti di trasmettere questi documenti fra paesi che non hanno aderito a questa convenzione, allora occorre la legalizzazione. La legalizzazione è un'altra cosa, è sempre una certificazione della firma del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto, ma non più fatta da un'autorità del suo stesso Stato, ma fatta da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana in quel paese. Quindi quando non c'è la convenzione apostille, deve essere l'ambasciata italiana in pratica che ci mette il timbro e dice che quello è un notaio. Caso critico quando in quel paese l'ambasciata italiana non c'è. E qui nascono infinite altre complicazioni che tratteremo nel prossimo seminario. Perfetto, perfetto, grazie mille. Pasqualis, un'altra cosa veloce, quindi se ho capito bene, ci sono alcuni paesi dove le procure non devono essere autenticate di persona, ma possono essere autenticate tramite anche altri mezzi, anche tramite un video online. Ho capito bene, giusto? Oppure in tutti i paesi comunque la procura deve essere autenticata di persona? È giusto, in Francia per esempio è stata fatta proprio per il periodo critico qui dell'emergenza sanitaria una legge che permette l'autenticazione a distanza. In Svizzera mi dicono, non vorrei sbagliarmi o sbagliare paese, che in certi casi il notaio può anche certificare per telefono che la persona, cioè diciamo semplicemente ricevendo la telefonata della persona interessata, certificare che la firma è autentica. Ecco, quando si tratti, a mio giudizio personale, perché qui la sensibilità dei notai è altissima, quando si tratti di regole esistenti, come dire, vigenti, secondo un ordinamento straniero, io sono propenso all'idea di dire che quella è una procura valida perché redatta secondo una certa legge specifica di uno Stato. Grazie mille ancora, quindi possiamo concludere bene dicendo che la procura italiana redatta all'estero deve essere comunque deve essere autenticata di persona. Prego, prego, Avvocato Gaglione. Volevo lanciare un messaggio. Ci sono anche alcuni paesi, se non sbaglio l'Irlanda, con i quali l'Italia ha stipulato delle convenzioni bilaterali proprio per evitare qualsiasi forma di legalizzazione, quindi più non la possibile è necessaria. Quindi credo che siano l'Irlanda, la Francia, comunque c'è un'altra convenzione con altri pochi paesi sempre europei. Sarebbe auspicabile che la lista di questi paesi, ovviamente sto lanciando così una prorogazione, aumenti, perché comunque qui per esempio in Inghilterra ricordo che ci sono tanti italiani che non hanno, questo niente a che vedere con le procure, ma non hanno registrato per esempio le nascite o i certificati di morte proprio per evitare di dover magari pagare le 35 sterline, parlo per l'Inghilterra, alla postilla, quindi vedendola quasi una cosa inutile. Quindi un auspicio, se a livello di legislatore si può magari pensare di intavolare discussioni con altri paesi, specialmente quelli a trazione italiana, mi permetto di dire, più forte, sicuramente sarebbe una cosa benvenuta. Ecco, poi dopo non entro nel campo del politico che non è il mio, però è che era solo l'esperienza da italiano che vive all'estero. Grazie. Perfetto, grazie mille anche Avvocato Gaglione. Quindi io direi che appunto questo webinar, che è nato come un webinar informativo appunto di 30 minuti, quindi di carattere generale su un argomento molto molto caldo al momento,
diventa però anche un webinar, come si può dire, anche di carattere legislativo, perché abbiamo avuto un paio di input molto interessanti, molto veloci, che di sicuro verranno approfonditi anche da parte mia, per migliorare un sistema che debba andare per forza ad incontrare le necessità e i bisogni di tutta la comunità italiana all'estero, oggi soprattutto con questo virus e sfruttando le nuove tecnologie. Quindi io direi che accolgo in pieno il suggerimento e il consiglio dell'avvocato Gaglione, accolgo anche l'invito del notaio Rubertelli, quando prima diceva che con questo webinar abbiamo aperto una buona via di comunicazione e di collaborazione, per valutare se fosse possibile appunto migliorare proprio il sistema legislativo per venire incontro alle esigenze, alle necessità delle singole persone, perché qui si parla proprio di casi concreti, di casi pratici che impattano la vita del singolo italiano. Quindi vediamo se riusciamo a migliorare questo sistema anche insieme. E io vi ricordo che comunque le eventuali domande che ci perverranno avranno una risposta nei prossimi giorni. Noi le collezioneremo tutte e vi invieremo la risposta nel più breve tempo possibile. Non so se l'avvocato Gaglione, Rubertelli o notaio Pasquali hanno un commento conclusivo da fare. Avvocato Gaglione accenna di no, grazie. Pasquali ci saluta, grazie mille. Io ringrazio soltanto e ribadisco che spero che sia la prima di una lunga serie. Perfetto, allora grazie mille anche da parte mia a voi tre relatori, grazie mille a chi ci ha ascoltato. Ricordo ancora una volta che siamo disponibili, raccoglieremo tutti i vostri commenti, tutte le vostre domande e saranno prontamente risposte. Grazie ancora e a presto. Arrivederci.